Un appuntamento sportivo che ha rispettato le attese e ha richiamato la partecipazione di numerosi spettatori. Stiamo parlando del torneo di tennis Diritti e Rovesci promosso dagli avvocati del Foro di Gela che si è svolto all'Eschilo Tennis Club presieduto da Raffaele Giudice Ammacchitella. Gli avvocati gelesi, dopo le tante battaglie giudiziarie in aula, si sono ritrovati assieme nel segno dello sport. Nella finale del girone B l'avvocato Giovanni Brucia ha battuto il suo omologo Antonio Gagliano, nell'altro cartellone Orazio Rinelli ha superato Emanuele Maganuco, ma quello che contava era stare insieme e l'obiettivo è stato raggiunto. Molti avvocati di Gela si sono ritrovati in questo torneo organizzato impeccabilmente dal circolo di Raffaele Giudice e della signora Timpanaro, con grande entusiasmo, con spirito di amicizia, ci siamo tutti divertiti. Credo che questo torneo lo dimenticherò difficilmente, perché questo è il primo torneo che abbiamo organizzato da quant'è che siamo aperti. Ce ne saranno altre, anche perché questa è una struttura che è stata affiliata alla Federazione Italiana Tennis a tutti gli effetti, quindi oltre a questo torneo splendido ci saranno poi dei tornei ufficiali organizzati dalla Federazione. Le regole del tennis sono un pochino complicate. Cominciare dall'inizio sarebbe impossibile perché sono tantissimi e poi i giocatori sanno già bene o male quali sono e come dover disputare. Qua abbiamo fatto un po' una variante delle regole, perché siccome era un torneo proprio amatoriale abbiamo fatto in maniera tale che non si prolungasse molto. Nel tennis è difficile che nel corso della partita vinca chi è stato meno bravo, quindi oggi onore al merito, perché Orazio è stato decisamente più bravo e ha vinto meritatamente una partita molto combattuta con il risultato 6-4-6-4, che effettivamente la dice lunga sul fatto che sia stata combattuta, ma certamente Orazio ha meritato, non ha rubato nulla, è stato per alcuni tratti, oltre che essere bravo, anche molto corretto. È stata una partita bella, combattuta, è durata tanto e quindi ciò dimostra che insomma è stata lottata punto a punto. Emanuele è molto bravo e quindi non era facile spuntarla, poteva spuntarla lui, stavolta ho vinto io, alla prossima avrà l'occasione di farlo, ma alla prossima ci saranno tanti giovani colleghi che hanno partecipato, che si sono fermati un po' prima, ma credo che ci daranno filo da torcere sia a lui che a me. Alla fine della manifestazione sono stati consegnati premi e riconoscimenti a tutti i partecipanti, appuntamento all'anno prossimo tra un diritto ed un rovescio.